Questa prima squadra come va? Giochiamo fra 3 ore contro la prima in classifica, quindi si prospetta una partita dura. Partenza disastrosa del campionato e poi a un certo punto svolta, tutte vittorie. Sarà che sono rientrato io dall'infortunio. Dal matrimonio, ho inteso? Dal matrimonio, sì, l'infortunio. Sì, lapsus, eh? No, è una partita tosta, bella, tanto dopo vieni la vedi, è così la telecronachi e vediamo. Contro la prima in classifica, Luca? Classifica, Firenze-Florenzia Rugby, e vediamo. Che è prima, se non sbaglio, seguita da Luca o seguita sto sbagliando? Da Luca e poi subito dopo noi, in terza posizione, quindi è un match decisivo, vediamo un po'. Com'è. Cosa vuol dire? È decisivo per entrare nei playoff, per cioè... Cosa vi giocate a questo punto del campionato? La gloria è arrivare più su possibile, nel miglior modo possibile. Siamo partiti zoppi da quattro sconfitte consecutive, di cui un paio persi all'ultimo minuto, e poi dopo di ciò la squadra ha reagito finalmente e ha portato a casa 5 vittorie consecutive, quindi il trend è cambiato e ora ci troviamo a scontrarci contro delle squadre che sono più su di noi in classifica, e difficilmente possiamo riuscire a recuperare proprio per una questione numerica, però vediamo. Comunque la voglia di portare a casa il risultato c'è. Tanto per gufarla si dice, no? Non c'è 5 senza 6. No, non si dice, ma no, guarda. Non si dice, non ti prova a dirlo. Obelix evidentemente ce l'abbiamo, ma la domanda è un'altra: è passato Panoramix con la pozione magica? Com'è? Sì, però degli ieri ci avevo bevuta troppa, mi sa che c'ho ancora qualche postumo, infatti sono sfatto. Senti? Noi ci si sta divertendo, loro no. Senti? La differenza che vi ho detto prima di quei soli, noi dobbiamo divertirci. Loro? No, calma. 39 minuti e mezzo, favolosi. Cosa succede? L'unico francese per fare quel in più ti è scivolato. Ha detto di rialzare e andare da solo perché non ti ha tenuto. Comunque non è un problema. Oh, tutto magnifico. Il problema è stato solo due cose sbagliate. Una, la chiusura di Isma. Sì, dov'è? Qua. E hanno fatto il finto penetrante e te hai fatto questo. Sì. Dentro siamo coperti, ci siamo. Tutte le volte che vengono a giocare vicino li portiamo indietro. Il 12 è entrato 3 volte, ci ha trovato duro, è rimasto lì. Calma! Quindi portiamoli fuori e soprattutto lì. E poi un'altra volta che eravamo purtroppo densi vicino, hanno giocato da fermi e sono riusciti ad andare fuori. E hanno trovato un po' di spazio, però hanno sbagliato poi il passaggio ultimo. Il risultato lo vediamo, 25. Abbiamo tutto il tempo, non ci adagiamo, non aspettiamoli. Il primo tempo, io ho fatto un placcaggio. Ah, no, perché mi sono tirato indietro, perché non c'è mai stato bisogno. Abbiamo avuto sempre palla a noi. Bravo. Vai, spingi, via, rientra Leo! Dai!